Sono qui, Clive! State bene? Guts, eccoti. Non pensavo ci fosse un drago. D'accordo. Andiamocene via. Che succede? Quello è il cuore del cristallo, madre. Che cosa diavolo ci fa lassù? Fatelo! Dobbiamo andare! Ora, vostra grazia, vi prego! Non è questo che voleva! Che è successo? Scusami, Jote, ma io lo devo fermare! Vostra grazia! Quindi, che facciamo ora? Distruggiamo il cuore. Ma potrebbe tornare! Una volta spenti gli incendi, gli imperiali e i Dalmec avanzeranno. È la nostra unica occasione. E Bahamut è andato via. Ti dovresti allontanare il più possibile, Guts. Cosa? E lasciare voi in mezzo ai guai? Non posso farlo! Se restate, resto anch'io. Ho fatto i bagagli prima di scappare, quindi se vi serve qualcosa, chiedete. Ma non ve la posso regalare. Nanno non mi perdonerebbe. Grazie, Guts.
Che posso fare per te? Possiamo creare qualcosa per te? Finito! Credo. Va bene così. Finito! Credo. Sei a posto, allora ho... ti serve altro? Grazie. Molto bene, ecco a te. Ti serve altro? Non posso mica regalartelo. Hai tutto il necessario, allora? Siamo quasi a coda di drago, Clive. Libereremo Ciclonia dalla maledizione del cristallo. Ah, direi che è arrivata l'ora. Ma ricorda, Bahamut è ancora là fuori. E ho l'impressione che lo rivedremo prima che arrivi l'alba.
Niente più strade. Servirebbe un altro percorso. Lo senti anche tu? Etere. Non ci voleva. Un altro flusso. Mi sta già trasformando. Allora non dobbiamo trattenerci. Sai cosa fare? È finito! Ci hai provato. Qui! Serviva proprio. Ecco! Attacca! Sai cosa fare? Mordi!
ci ucciderà tutti. Eccolo. Joshua! Sono qui, fratello! Clive, non può sentirti. Joshua! Sono diretti al cuore. Meglio proseguire. Sono le sale del concilio. Perché sono ancora in piedi? Non ne ho idea. Andrà tutto bene, Clive. È un osso duro. Ci siamo quasi.
farci avvicinare. Beh, sai che me ne importa. Sono d'accordo. Queste bestie diventano più forti. Ci penseremo più tardi. Ora c'è solo una cosa su cui dobbiamo concentrarci. Il cuore. Salire da quell'edificio. Possiamo provare. Ferma. C'è qualcuno lassù. C'è qualcuno qui! Madre. Sei tu? Cos'è successo? Oh,
Ha provato a portarmelo via! Figlio mio! Mio caro! Mio adorato! Quindi è lui il figlio che vi ha dato l'imperatore? Perché, madre? Perché ci avete tradito tutti? Non hai alcun diritto! Rispondete! Ti abbiamo accolta, selvaggia! Mostra un po' di rispetto verso chi ti ha cresciuta! L'onorabile Elwyn, sempre a pensare alla sua preziosa patria. Ma quanto vale una patria in un mondo assediato dalla piaga? Mio padre non pensava solo alla terra. Proteggeva anche la sua gente! Un sovrano non deve proteggere il popolo, bensì l'origine della sua sovranità. Il sangue nobile che scorre nella sua famiglia. Finché il lignaggio rimane intatto, che importa se cade una nazione? Se ne può fondare un'altra! Io, al contrario di lui, ho preservato la mia discendenza! Mio figlio ha un sangue così nobile che il mondo intero si inchinerà! Per questo ho affidato Rosaria a Sunbreak, per unire la mia stirpe a quella dei Lesage e dare un salvatore a queste terre barbare, benedetto da Bahamut e dalla Fenice! Avete venduto il vostro paese per un figlio! Perché l'avete fatto? Voi avevate Joshua! Non avevo niente! Eri proprio figlio di tuo padre, così forte, audace, temerario, eppure non hai risvegliato il tuo potere! Se solo Joshua avesse avuto un briciolo della tua forza! I nobili ridevano. Il primogenito di Elwyn non era che il figlio di una concubina, e il mio aveva i giorni contati! Quale affronto! Che vergogna subire le calunnie di quegli esseri inferiori! Non potrai mai capire quello che ho sofferto! Dovevi essere tu! Per quale motivo la Fenice non ha scelto te? Joshua ha passato la vita a farsi carico di tutto il peso che voi, la Fenice e il ducato intero, gli avete imposto! Ecco perché ero il suo scudo! Per alleviare quel peso! E voi, cosa avete fatto? Avete tradito il vostro stesso sangue e lasciato vostro figlio al suo destino! Joshua... bambino mio... Non volevo fargli del male. Gli ordini erano chiari. Doveva salvarsi. Perché tu sei vivo? Perché l'unico dei due che abbia mai amato è morto? Cosa? Non vi siete affacciata alla finestra? Joshua è qui! La Fenice è ancora viva! Sta combattendo contro Bahamut!